richiama Dante, come hai visto sempre nel XX capitolo dell'Inferno. Canto. Scusi, quando diciamo che Dante è Ulisse e parte con la sua nave e si allontana oltre le porte, diciamo, le colonne d'Ercole, e lì il capitolo si chiude con finché il Marco Sovrano è rinchiuso, perché appunto alla fine arriva la tempesta e ecco la nave che sprofonda. Poi a un certo punto aggiunge: ma misi me per l'alto mare aperto. E poi lei dice a se stesso: come mai io sono dovuto arrivare qui, ad Auschwitz, chiuso dentro la griglia di metallo con l'elettricità, con il commandos, con il mitra che mi guardano, per capire veramente che cosa voleva dire misi me per l'alto mare aperto. Eugenio Scalfari, recentemente grande giornalista, ha scritto un libro, misi me per l'alto mare aperto, l'alto mare aperto, e poi una parola che torna: quanti versi di Dante senza renderci conto abbiamo nella memoria? Non ci curiamo di loro, ma guardiamo e passiamo, ogni tanto ne diciamo uno e non capiamo più neanche che è Dante. Giovanni? Giovanni, lei chi è? Alberto, usi il microfono. Senta un po'. Lui continua e dice: mari aperto, so che rima con il deserto, quella compagna picciola della droga. Ma non fu il deserto, sì. Se lo ricorda lei? Chi è che parla qui, Allora Ulisse, che dice: ma mi sono imparato un mare aperto solo con lei e con una compagna picciola dal quale non fui disegnato. Compagna picciola vuol dire che i 4-5 gatti sì, che l'hanno seguito nel suo viaggio. Che cosa, perché Primo Levi piglia proprio questo canto dentro il chiuso di Auschwitz? Che sta facendo Ulisse? Ulisse si spinge oltre, diciamo, i confini. E si ricorda quel verso bellissimo: considerate la vostra semenza, quanti non fossi per vivere come brutti, ma per seguire virtù e conoscenza. Perfetto, cosa vuol dire? Che appunto l'uomo non deve vivere come un animale, ma appunto perché è dotato della ragione deve usare la ragione. Perfetto. Pochi capitoli prima Primo Levi dice, lo dice alla lettera, vado a memoria, ma è così: questa macchina del campo sta cercando di farci diventare bestie, ma noi bestie non dobbiamo diventare, dice proprio questo. Infatti non fosse a vivere come lui. Quindi sente evidentemente che anche nei capitoli in cui non cita Dante sta parlando con le stesse idee di Dante. Infatti non fosse a vivere come lui, vuol dire esattamente: loro, i nazisti, ci vogliono trasformare in bestie, ma la cosa che noi non dobbiamo fare è accettare questo, perché prima ancora della morte fisica c'è la morte dell'umanità dentro di noi. Mi pare che sia dantismo questo, ok? Sì, in un certo senso sì, anche se comunque Ulisse è esposto all'inferno appunto perché lui si va a spingere oltre le colonne d'Ercole. E quindi, cioè, Dante giudica negativamente questo aspetto, mentre magari un'altra concezione, forse nel 500 verso il Rinascimento, dove c'è una concezione antropocentrica in cui l'uomo è posto al centro, diciamo, e non più teocentrica, però secondo, diciamo, il punto di vista di Dante del Medioevo è una considerazione negativa. Grazie, Adriano. Alberto, sento un po', e anche voi, Alberto, perché ha fatto così con la testa, quindi vorrei dirvi due o tre frasi di Calvino, perché il tempo è poco, non posso continuare a chiacchierare su Dante, mentre non caccio troppo a lungo, perché poi anche sentire voi. Sto evidentemente cercando di dire come abbiamo cercato di affrontare la lettura dei passaggi. Non c'è bisogno che venga a fare la lezioncina. Chiunque abbia visto l'antologia ha capito questo. Noi abbiamo cercato di lavorare per una generazione che impara a usare il computer sbagliando. Quanti di voi hanno mai letto un manuale di uso del computer? Zero. Io credo zero. Voi cominciate a usare il computer o l'iPhone, o l'iPod, l'iPhone, senza neanche un manuale. Voi fate come Ulisse, no? Vi avventurate.
imparate facendo. Ecco, vogliamo che questo volume sia fatto così. Stiamo realizzando adesso delle lezioni, ne abbiamo registrate due che presenteremo domani pomeriggio a Torino agli agenti della LUSH e poi loro le mostreranno a voi nelle settimane e nei mesi che verranno. Sono lezioni non propriamente frontali, non abbiamo dovuto metterci davanti a un microfono e stare un'ora, un'ora e mezza. Le lezioni sono brevi, 20-25 minuti massimo, e dentro molti materiali, un po' come fate voi quando andate in internet, andate a cliccare dei links, alcuni di questi li clicchiamo da noi e vi creiamo dei links con cui voi potete vedere gli oggetti, per esempio il barocco, tema difficile, costerello da spiegare. Se io comincio a spiegare il barocco e leggo Stigliani, oh Madonna, Nartale, oh Gesù, che cosa faccio per spiegare il barocco? Sapete quello che segnarono a me al liceo? Mi sto vendicando contro i miei professori, perché allora mi imposero di leggere proprio Stigliani. Quel ragazzino di 17 anni, ma che me ne può importare delle polemiche tra Marino e gli altri amici del tempo? Come mai dovete interessarvi con delle polemiche del 1615-20 sull'uso degli orpelli o della struttura retorica o se del poeta il film La Meraviglia o non? Proviamo a raccontare il barocco in 5 minuti. È tosto, eh? Qualcuno di voi è stato in Piazza San Pietro? Bene, fortuna che qualcuno è andato da voi. Bene. Ci descrive la Piazza San Pietro. Dopo ci arriviamo qui, vediamo se è allora, grazie. Ho capito quel troppo serio. La Piazza San Pietro. Ah beh, ricordiamo tutti che Piazza San Pietro è uno dei capolavori del barocco. Direi di sì, no? Chi l'ha fatta? Gian Lorenzo Bernini, che ha costruito uno stupendo... Com'è? Sì, io le faccio il gesto, com'è? Sempre la Piazza San Pietro? Sono Piazza San Pietro. Qua c'è la chiesa e qua cosa c'è? Ricordo. Fatto di? Colonne. Fatto di colonne. Sì. Di fronte c'è la chiesa e quella cupola. Io sono la chiesa, qua c'è la cupola, lo vedete qua al mezzo c'è? C'è uno? Rischia stata lì riuscita a Carlo Fontana, uno svizzero, è uno svizzero, un architetto svizzero che aveva trovato a Roma che cosa? Un obelisco egiziano, ma è interessante, no? Che in Piazza San Pietro, in Piazza San Pietro ci sia un obelisco egiziano tirato su da uno svizzero mentre un signore ha costruito. Allora io continuo a fare Piazza San Pietro, giocando un po', secondo me le cose si vedono meglio. Che figura sto formando? Più concetto, un ellisse, perché io la faccio male, l'ellisse non si vede. Se voi andate a Roma vedete che non è un centro, l'ellisse ha due fuochi, a Roma si vedono meglio i due fuochi, sono due fontane. Cioè le due fontane sono state costruite in modo che rappresentino i fuochi dell'ellisse, che è una figura geometrica che al tempo fa molto di moda. Candotta, lo sapete chi era di moda in 1620 la figura dell'ellisse? Sentite Carlotta che sta dicendo una cosa molto molto interessante. Che l'universo non è circolare ma come lì. Interessantissimo. Chi lo scopre? E che? Oh, c'è, no, se mi dice la prima sillaba, non è che è rischiata di più. Sempre con gatto, sempre gara. Quindi la dica tutto. Gatti, Leo, no? Leo. Il sole è un non proprio, perché dal momento che intorno al sole vuoto di forme di vita di altri pianeti non è proprio sul sole il fuoco, no? Ci saranno due punti, ma io non capisco niente di scienze, quindi faccio solo un disegnino, ma se io dico che questo qui è il movimento che i pianeti compiono intorno al sole, grosso modo la loro funzione. Mi piace molto che lei abbia pensato subito all'ellittica di Galilei. Domanda: ma come mai posso mettere insieme Galilei con Bernini?
c'è un rapporto tra Galilei e Bernini. Bene, secondo noi, se riusciamo a capire, ragazzi, che questo è un problema culturale dell'età barocca centrale, abbiamo già svolto una bella opera. Difficile, certo. Perché uno dice, ma io devo insegnargli Marino, quello arriva dopo. Quando arriva Marino? Arriva immediatamente dopo, quando si prende una frase di Giovanni Pozzi, il grande cappuccino frate svizzero che ha studiato e pubblicato il Marino, il quale dice nella sua introduzione: la donna di Marino è un poema che ha forma elliptica, perché ha più fuochi, non un solo.